Amici degli animali, amici dell'Italia di Artù, mi trovo a Marina Giulia al Club del Sole, un posto, un club davvero, davvero pet friendly. Ci troviamo qui a Monfalcone, a Marina Giulia. Giulia, giusto? Giulia, sì. Giustamente, Giulia. Perché molto spesso sento che dico Giulia, no, è Giulia. Assolutamente. Esatto. In questo, lo possiamo chiamare, siamo immersi proprio nella pineta. Sì, una delle nostre caratteristiche, come di tutti i nostri villaggi, è di essere in delle location molto naturali. Pinete, vicino al mare, ampi spazi verdi. La filosofia di Club del Sole è Family Dog Friendly, che vuol dire che non solo offriamo dei servizi per gli animali, ma offriamo un'atmosfera. Noi abbiamo la stessa cura degli ospiti a due e a quattro zampe, quindi con servizi, ma anche con personale formato, con libertà assoluta di poter girare quasi in tutto il villaggio, ad esclusione di piscine e market. I nostri amici a quattro zampe possono girare tranquillamente al guinzaglio in tutto il villaggio. Infatti abbiamo visto un watchdog, perché giustamente vanno anche puliti e mantenuti bene. Ho visto molti, ma veramente tantissime persone con il proprio cane al guinzaglio che vanno in giro. Siamo stati qua ospiti vostri e vi ringraziamo per questo. E proprio abbiamo notato, sono molto educati tutti quanti. Beh, ovviamente dobbiamo mettere delle regole affinché la convivenza di tanti animali, persone vada nel migliore dei modi, quindi ovviamente sì, possono girare tutto il villaggio, ma al guinzaglio. Se poi vogliamo farle correre, oltre alla dog wash abbiamo anche una bellissima area di sgambramento con dog trainer. E adesso insieme al direttore andiamo a scoprire l'area di sgambamento insieme a Bobby, il suo fantastico cane salvato un anno fa da un canile. Area di sgambamento, e guardate che area di sgambamento, cioè è enorme, eh? Sì, sono circa 400 metri quadri di area. Non ti ricordavo così alto, però sinceramente sì. mi sento un po' piccolino. Beh, un'area di sgambamento veramente molto molto carina, proprio una mini agility a tutti gli effetti, eh? Sì, abbiamo messo anche dei giochi così che gli animali possono divertirsi, abbiamo il nostro istruttore cinofilo che è là, che è qui presente e può dare consigli, aiutare, insegnare un po' quello che serve al padrone e al cane. Beh, è importante anche questo lato, perché come ci sono le piscine devi avere comunque le persone che stanno lì, qualsiasi cosa, per necessità, certo. È giusto anche che ci sia una persona di riferimento, che sia un addestratore cinofilo, che sia qualcuno comunque di riferimento, perché non si sa mai nella vita. Assolutamente, assolutamente, è in grado di intervenire in tutte le situazioni. Esatto. E soprattutto è qua per prevenire le situazioni. Ho visto la dog toilet all'inizio. Sì, sono installazioni che abbiamo un po' in tutto il villaggio, come dicevo prima, per facilitare chi magari o ha finito il sacchettino piuttosto che esserselo dimenticato, in modo che ritorniamo appunto alle buone maniere civili di mantenere tutto pulito come deve essere. Allora, noi adesso rientriamo all'ingresso perché consegneremo il bollino dell'Italia di Artù. Allora Marco, ve lo siete meritato, davvero, meritato, meritato, meritato. Un posto davvero, davvero pet friendly, dove i cani, dove i padroni possono vivere, convivere con tutte le persone di questo meraviglioso posto, di questo club, perché a tutti gli effetti è un club, sì. E area di sgambamento, abbiamo il watchdog, abbiamo veramente di tutto, quindi ve lo siete proprio meritato. Te lo consegno, ve lo consegno a nome di Canegati TV Channel, a nome dell'Italia di Artù, il mio cagnolino che non c'è più, no? Bacio al mio piccolino e veramente andate avanti così perché ve lo meritate. Grazie, grazie, veramente un piacere. Veramente, grazie. E noi ci vediamo al prossimo episodio dell'Italia d'Artù e alla prossima puntata di Cani e Gatti TV Channel. Non mancate, mi raccomando. Ciao!